I giochi, parte seconda. Come anticipato nel nostro precedente articolo, i giochi psicologici sono una delle basi dell'analisi transazionale, tanto che Eric Byrne ha dedicato un intero libro solo a questo tema. Oggi vogliamo approfondire il tema aggiungendo ulteriori specifiche alla nostra spiegazione. È infatti fondamentale sapere che la formula G di cui abbiamo parlato non è l'unica metodologia per comprendere i giochi, in quanto Stephen Karpman ideò a sua volta un ulteriore strumento, utilissimo per l'analisi degli stessi, il triangolo drammatico. Come sopra riportato, possiamo vedere che le posizioni che si vanno a ricoprire all'interno dei giochi non sono sempre le medesime e vanno a stravolgersi nel momento dello scambio. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i ruoli principali. Persecutore è una persona che ricopre un ruolo negativo, vivendo in una posizione percettiva di io più, tu meno. Ha la caratteristica di svalutare gli altri, sentendosi superiore ad essi. Salvatore. Nonostante il nome, rimane nella medesima posizione percettiva del persecutore, convinto di essere migliore degli altri perché sarà l'unico in grado di aiutarli e svalutando la loro capacità di aiutarsi da soli. Vittima. È una persona che si trova in posizione di io meno, tu più, e andrà spesso alla ricerca di un salvatore o di un persecutore che gli ribadiscano la sua posizione di vita come vera e impossibile da modificare. La vittima svaluta la propria capacità di aiutarsi da solo. Alcuni tra i giochi più tipici possono essere perché non si... ma... caratterizzato da un salvatore che cerca di proporre continue soluzioni ad un problema, ma si ritrova di fronte ad una vittima che trova motivazioni per non attuare le soluzioni proposte. Guardie e ladri. Il giocatore tenta di fare il persecutore con le forze dell'ordine, ma finisce per farsi arrestare e diventare quindi una vittima. Il difetto. Viene messo in atto quando il persecutore cerca sempre qualcosa che non va negli altri, fino ad essere rifiutato dall'oggetto della critica, trasformandosi in vittima. Perché è importante comprendere i giochi all'interno di un sistema di comunicazione? Innanzitutto, è necessario tenere a mente che questi sono messi in atto in maniera inconscia da ciascuno di noi. Sono automatici e inconsapevoli, e li attuiamo nel momento in cui desideriamo spostarci all'interno della strutturazione del tempo in maniera negativa. Per quanto infatti il nome li possa far sembrare innocui, i giochi hanno la caratteristica principale di rafforzare il nostro tornaconto di copione, svalutandoci e confermando la nostra visione distorta della realtà. Cerchiamo quindi di comprendere quali sono i giochi che tendiamo maggiormente a mettere in atto. Che tipo di gancio lanciamo? Come ci sentiamo dopo aver giocato? Cosa ci siamo riconfermati di noi stessi? Capire queste informazioni ci può certamente agevolare nel nostro rapporto con gli altri, sia nella nostra vita personale che in quella lavorativa, perché comprenderli ci permette di riconoscere il gancio di apertura e decidere come e se vogliamo partecipare.